Grazie, Carmelo Provenzano. Dovevo scoprire oggi che giocavi in terza categoria a Riesi. Credo che la presentazione, anzi l'introduzione del professore Provenzano non abbia bisogno di nessuna integrazione da parte mia. Farei solo brutta figura a mettermi in coda a Carmelo. E invece farei una mozione d'ordine con il consenso implicito dei relatori. A proposito dei tempi, io direi che per rispettare la scaletta potremmo attestarci su una ventina, venticinquina di minuti a relazione. Il dottore Balsamo ha già avuto modo di stare da questo lato della barricata con me e sa che io utilizzo, diciamo, questo meccanismo infernale per tenere il tempo, ma oggi possiamo essere un po' più easy nella gestione dei medesimi. Passo subito la parola quindi ad Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Assise della sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Caltanissetta, che ci intratterrà con una relazione sul sequestro di prevenzione e l'efficiente gestione per l'appunto prassi, legge nazionale e regole sovranazionali. Grazie. Sì, innanzitutto io sono particolarmente contento del luogo in cui si svolge questo convegno, che sarebbe stato un luogo impensabile per un'iniziativa del genere 25 anni fa. Noi spesso non ricordiamo che oltre al mondo giudiziario, anche il mondo delle imprese ha avuto i suoi eroi in quella drammatica fase del terrorismo mafioso che comincia alla fine degli anni 70, per poi protrarsi per 15 anni, in cui la Sicilia è stata in una delle fasi più drammatiche della sua intera storia. Tra questi eroi ne vorrei ricordare soltanto uno che io ho avuto modo di conoscere sul piano degli ideali attraverso i racconti di mio padre, che aveva condiviso con lui la giovinezza, e si chiamava Libero Grassi. Ecco, Libero Grassi, in un momento in cui si era diffusa l'idea che era morta la speranza dei palermitani onesti, ha voluto dare il segnale specularmente opposto. E che, come spesso recita la frase del Vangelo, che il seme che muore porta frutto, io credo che si sia sviluppato da quel momento una fortissima reazione nel mondo dell'economia che ha portato a riscoprire la responsabilità sociale dell'impresa. Ecco, non è un caso che nel 2012 è stata lanciata una delle iniziative più interessanti ed innovative, della quale io vorrei, ecco, fare un brevissimo accenno, che era la cabina di regia in ausilio all'Agenzia dei beni confiscati, in ausilio alla stessa autorità giudiziaria. Si era formato un gruppo di 13 associazioni che comprendeva l'Associazione Nazionale Magistrati, Confindustria, la CGIL, Libera, la Fondazione Rocco Chinnici e diverse altre, che aveva preso l'iniziativa, portata avanti anche attraverso una serie di incontri istituzionali, di cui io ricordo uno molto bello che abbiamo fatto il 29 agosto 2012 al Ministero dell'Interno, per sviluppare un diverso modello di coordinamento tra il sistema dell'amministrazione dei beni confiscati, le autorità giudiziarie, le realtà istituzionali, la società civile, una forma di concertazione, di stimolo, di creazione di opportunità di intervento che a mio parere merita di essere riscoperta e che potrebbe costituire una seria risposta a molti dei problemi che con cui ci stiamo confrontando in quest'ultimo periodo. Questa materia dell'amministrazione dei beni confiscati, in effetti, è stata travolta da un fortissimo processo di mutamento. Io credo che ci sia su questo una grande dose di responsabilità sociale della giustizia e dello stesso mondo dell'informazione. Mi capita spesso di sentire che la stragrande maggioranza delle imprese sequestrate e confiscate fallisce. Devo dirvi che, per quella che è l'esperienza dei distretti di Palermo e di Caltanissetta, è vero esattamente l'opposto. La stragrande maggioranza delle imprese sequestrate e confiscate, soprattutto quelle di grande rilevanza economica, quelle che non sono delle mere lavanderie, con tutto il rispetto per le lavanderie vere, ecco, qua stiamo parlando di un altro tipo di lavanderia, quelle che servono
per produrre dei beni e non per riciclare del denaro, ad esempio provento del narcotraffico, vengono mantenute sul mercato. E in tutto questo c'è stata una fortissima dose di creatività, come faceva notare poc'anzi il professore Provenzano, perché si sono sviluppati dei modelli al di fuori delle previsioni legislative, in via di interpretazione di principi generali dell'ordinamento, di attuazione di obiettivi di fondo lanciati dalla legge, senza però una precisazione delle modalità attuative, che secondo me costituiscono dei terreni più fertili e più interessanti di innovazione giuridica nel nostro Paese. E, come sapete, c'è in questa fase una grande modifica di tutte le coordinate concettuali nel mondo del diritto. Sfumano le separazioni tra diritto ed economia, tra diritto interno e diritto europeo, però ci sono anche dei modelli di fondo. Lunedì il Parlamento europeo darà avvio alla discussione sulla nuova direttiva europea sulla confisca. Ecco, l'aspetto più qualificante, più innovativo di questa direttiva è la valorizzazione dell'esperienza italiana in materia di amministrazione e di destinazione dei beni confiscati. Un'esperienza che parte, per quanto riguarda la destinazione, del 1996. La dobbiamo ad un'iniziativa di legge popolare lanciata da Libera. È qualche cosa che è considerato nei documenti dell'Unione Europea un unicum nel panorama internazionale. L'aspetto, a mio parere, più valido della nuova direttiva europea, che appunto verrà discussa la prossima settimana dal Parlamento europeo, io credo che già il fatto stesso che questa legislatura europea si conclude con questo atto è in sé qualcosa di molto significativo, è proprio la materia della gestione, perché il nostro sistema, come sapete, si è man mano avviato verso l'idea della specializzazione e della costruzione di organismi dedicati appositamente alla gestione dei beni confiscati e soprattutto della destinazione a fini sociali. Ecco, l'articolo 10 della proposta di direttiva contiene, da questi punti di vista, delle indicazioni interessantissime che sono state aggiunte in corso d'opera, non c'erano nella prima proposta lanciata dalla Commissione europea. Tra le altre cose, si valorizza la creazione di organismi nazionali o comunque specializzati, nel senso che non importa tanto la dimensione territoriale quanto la capacità di sviluppare delle competenze altamente qualificate in questo settore. Vede la scelta della vendita come qualcosa di residuale, si dice solo se necessario si può procedere alla vendita. In compenso assegna la priorità e ne fa oggetto di un obbligo procedurale di tutti gli Stati europei alla destinazione, al riuso a fini sociali dei beni confiscati. Ecco, in sostanza, in questo campo l'esperienza italiana è divenuta il modello della legislazione europea, perché negli altri paesi non c'è qualche cosa di simile. In Francia, ad esempio, c'è un organismo centrale per la gestione dei beni confiscati, ma non si parla di riuso a fini sociali. In Germania i beni confiscati confluiscono nel bilancio dello Stato. La tematica della collaborazione tra istituzioni giudiziarie, altre istituzioni, società civile, elementi rappresentativi del mondo delle imprese e dei lavoratori, espressioni del volontariato, resta assolutamente peculiare della nostra esperienza. Io credo che sia qualcosa su cui dobbiamo veramente nutrire un sentimento di orgoglio collettivo. E in questa fase noi, è chiaro, abbiamo incontrato una serie di criticità. Le criticità nascono anche dal fatto che l'elaborazione compiuta con il codice antimafia risente fortemente di una prospettiva fallimentare. Io credo che sia questo il vero problema, che a un determinato momento, quando è stato frettolosamente approvato il codice antimafia, che invece svolge una funzione fondamentale sul piano della conoscenza all'esterno di un sistema destinato a diventare il modello di riferimento della futura produzione giuridica europea, ecco, nel codice antimafia purtroppo proprio questa materia è stata trattata in maniera estremamente
sommaria ed ispirata a logiche per certi versi opposte rispetto a quelle che hanno ispirato la legge del 1996 e gli stessi obiettivi dell'amministrazione. Come sapete, l'amministrazione ha il suo fulcro nell'idea della, non solo della conservazione, non solo in un'idea statica, ma in un'idea dinamica di accrescimento del valore dei beni. Purtroppo nel codice antimafia a questa prospettiva si è sovrapposta quella della creazione di procedure ispirate al fallimento. Vi assicuro che il sistema fallimentare italiano non è un modello a livello internazionale, tutt'altro. Evidentemente c'è stata una miopia del legislatore. E in questa fase storica io credo che il primo impegno che dobbiamo prendere è tutti assieme, è quello di promuovere una riforma del codice antimafia. Penso che una delle funzioni più importanti che potrebbe svolgere la Commissione parlamentare antimafia sia questa propulsiva di una riforma che nasca attraverso il dialogo con la società civile. Non a caso quell'idea della cabina di regia l'avevamo sviluppata con un incontro che aveva visto tra gli organizzatori il delegato per la legalità di Confindustria Antonello Montante. Non a caso in questo momento abbiamo una visione veramente ispirata al dialogo con il mondo delle professioni e il mondo delle imprese. E io condivido fra l'altro molte delle preoccupazioni che sono state lanciate precedentemente proprio in materia di amministrazione. Per quanto riguarda ad esempio l'albo degli amministratori giudiziari, è stata finalmente sanata un'inadempienza delle nostre autorità che avrebbero già dovuto da diversi anni istituire l'albo, però ecco, io non lo vedo come uno strumento tuttora adeguato, perché nell'albo c'è sicuramente una parte positiva che è quella appunto di creare un elemento di maggiore valorizzazione di nuove competenze in questo settore. C'è però una parte assolutamente inadeguata, che è quella di favorire una scelta consapevole, oggettiva, meritocratica, che a mio parere ha bisogno di un'autentica integrazione. Si possono sviluppare delle buone prassi, una la stiamo cercando di fare a Caltanissetta, che è quella di creare una banca dati delle esperienze in questa materia con una raccolta di tutti i curricula degli amministratori, degli aspiranti amministratori, quindi la valorizzazione dell'esperienza in specifici settori e la conoscenza di determinate realtà territoriali e imprenditoriali. Però io credo che non si possa affidare allo spontaneismo quella che invece dovrebbe essere una scelta di fondo dell'ordinamento, ossia all'albo si deve accompagnare la possibilità di disporre di un patrimonio conoscitivo per l'autorità giudiziaria, per l'agenzia dei beni confiscati, per tutti coloro che si occupano del settore, che attualmente è vistosamente carente. E per quanto riguarda poi la fase dell'amministrazione, c'è sicuramente un grande bisogno di introdurre modelli innovativi. Io ho avuto l'onore di fare parte insieme con Fabio Licata della commissione presieduta dal professore Fiandaca, che ha elaborato una proposta di riforma della materia. Vorrei menzionare soltanto tre aspetti qualificanti delle proposte della commissione Fiandaca. Il primo consiste nel concentrare l'attività dell'Agenzia dei beni confiscati nella fase successiva alla confisca definitiva. Questa secondo me è una scelta strategica, perché sin dal momento in cui è stata istituita l'agenzia, io allora lavoravo al massimario della Corte di Cassazione, ecco, nelle prime relazioni che vennero fatte sulla materia si evidenziava il problema di un diaframma che veniva a crearsi fra il momento dell'amministrazione e il momento della giurisdizione. La giurisdizione è una scelta fondamentale per l'efficienza del sistema, non a caso tutti i tentativi che sono stati compiuti di staccare il congelamento dei beni anche contro il terrorismo internazionale da un controllo giurisdizionale non sono andati avanti. C'è stata una immediata reazione da parte degli organi di giustizia internazionale che ha visto nella giurisdizione un fattore fondamentale per potenziare al tempo stesso l'efficienza e la garanzia, che a mio parere sono due valori che vanno benissimo assieme, sono due valori che si rafforzano a vicenda. Ecco, si era immediatamente fatto notare che
c'è il rischio di perdere quella che è stata chiamata la funzione ispettiva dell'amministratore giudiziario, perché l'amministratore giudiziario è un soggetto molto complesso, che ha una pluralità vastissima di compiti, che può in qualche misura rappresentare ciascuno un vero e proprio modello di un attore del cambiamento sociale. E da un lato un professionista con competenze giuridico-economiche, mi piace molto questa impostazione che è stata data a questi workshop di cui hanno avuto l'idea originaria il professore Provenzano e il collega Tona, di unire una visione giuridica con una visione economica. Ma è anche un soggetto che svolge un'attività di rilevazione importantissima, perché quel modello dell'impresa mafiosa, che per intenderci esercita esclusivamente una funzione individuale di acquisizione di profitti, è stato sostituito purtroppo da un modello molto più raffinato. Anche in questo c'è stata una sopravvivenza darwiniana, cioè le imprese mafiose attuali sono qualcosa di completamente differente rispetto a quelle che eravamo abituati a vedere negli anni 70, dove sostanzialmente si agiva attraverso la spendita del nome dell'esponente mafioso che era il titolare sostanziale dell'azienda. Adesso abbiamo delle imprese con una serie di raccordi occulti che spesso passano attraverso ambienti altamente qualificati, direi quasi menti raffinatissime, per usare una espressione di Giovanni Falcone, che mirano non soltanto a finalità di acquisizione di profitti, ma alla instaurazione di una serie di relazioni con il mondo imprenditoriale, con le istituzioni, che consentono di diventare dei veri e propri regolatori del mercato. E da questo, ecco, io credo che nasca una nuova funzione delle mafie, che è qualcosa che si inserisce anche nelle difficoltà legate alla globalizzazione. Probabilmente c'è uno stretto collegamento tra la sfida della globalizzazione e la rete creata dalle organizzazioni mafiose. E in un contesto del genere è chiaro che se si vuole capire realmente quali sono i rapporti tra imprese e organizzazioni criminali, c'è bisogno di una persona che vive dall'interno alla gestione, soltanto quella, più ancora dei collaboratori di giustizia, è in grado di percepire quegli indici di anomalia che possono avere la natura più diversa, possono andare dalla creazione di sinergie sospette che soltanto con una conoscenza a 360 gradi dei contratti di impresa vengono ad emergere, e fino alla appropriazione materiale di parte dello stipendio dei dipendenti, alla creazione di regole di singoli mercati completamente diverse da quelle che risulterebbero dalle leggi dell'economia. Questa funzione ispettiva dell'amministratore giudiziario chiaramente riceve la sua massima valorizzazione quando si stabilisce un fortissimo raccordo in termini di fiducia, di valori, di obiettivi comuni con l'autorità giudiziaria. Per questo noi crediamo che sia strategica la scelta di lasciare all'agenzia l'amministrazione dopo la confisca definitiva, quando già è stato accertato il legame con l'organizzazione criminale, ma che tutta la fase dell'accertamento debba vedere un ruolo centrale della giurisdizione. Un'altra cosa che mi piace ricordare di questo progetto di riforma è la previsione dell'articolo 40, che attribuisce al presidente del tribunale il compito di stipulare dei protocolli di intesa per la gestione dei beni sequestrati, appunto, con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli ordini professionali, e in buona sostanza è una positivizzazione dell'esperienza milanese. È un'esperienza che a mio parere contiene in sé l'idea che fu di tante persone, specialmente all'interno della magistratura, che se lotta alla mafia vuole avere una possibilità di successo deve diventare un patrimonio comune all'intera società civile, che è sbagliato concentrare le nostre forze solo sull'aspetto repressivo, che bisogna congiungere, io direi, il concetto di legalità con il concetto di speranza, un'unione che mi capita di vedere viva quando ho la fortuna di partecipare a qualcuno degli incontri promossi da Libera, e che per me è una delle principali soddisfazioni che possiamo prendere in questo lavoro. Per tanti versi è faticoso, pieno di incertezze, però che ti dà l'idea di poter lasciare
la Sicilia un po' migliore di come la si è trovata. E, ecco, per quanto riguarda un'altra tematica, sempre in una prospettiva di riforme che considero fondamentale, è quella di una in rivisitazione delle regole del diritto del lavoro in questo campo. Ci sono delle fortissime difficoltà con gli strumenti giuridici attuali a recidere i legami di fatto tra le aziende e gli esponenti mafiosi che hanno esercitato un controllo indiretto su di esse per il tramite di fiduciari. Nel progetto di riforma si fa riferimento proprio alla possibilità di allontanare dall'azienda la persona che si trova comunque legata da un intricato groviglio di relazioni, spesso non chiaramente definibili nella prospettiva civilistica del licenziamento, con il titolare inserito in organizzazioni criminali. Anche questa io credo che sia una scelta forte, ma indispensabile se si vuole passare dalla prospettiva della privazione dei beni a quella del reinserimento in un circuito economico di legalità. Perché ecco, io sono dell'idea che il ruolo futuro dell'amministratore giudiziario sia quello di una specie di direttore d'orchestra che è in grado di valorizzare le competenze presenti nei più diversi ambiti, di fare veramente da elemento di raccordo tra ad esempio le imprese leader del settore in contesti come quelli del nord che si sentono di svolgere un'opera di risanamento attraverso la cessione di expertise, tra realtà territoriali che avrebbero un grandissimo bisogno di questa fondamentale risorsa. Tenete presente, ecco, che le stime sui beni sequestrati alla criminalità organizzata oscillano fra 20 e 40 miliardi di euro. Vi rendete conto di quale straordinaria risorsa questo potrebbe rappresentare per il paese? Io capisco che forse mi sto un po' dilungando e quindi spero, però permettetemi almeno negli ultimi minuti di parlare di un'altra esperienza che considero fondamentale, che si è fatta proprio in Sicilia. È stata quella della collaborazione tra amministrazioni giudiziarie. In buona sostanza noi abbiamo parlato della mafia che fa rete, in molti casi si è riusciti a costruire una rete economica di legalità. Anche questa io credo che sia la grande prospettiva per il futuro. Fra amministrazioni appartenenti a distretti diversi, che avevano una funzione complementare nell'ambito economico, si è riusciti spesso a sviluppare una sinergia che ha privato di credibilità l'azione delle organizzazioni mafiose sul territorio. Questo è stato il vero valore che è uscito fuori da questa esperienza. L'idea che la legalità conviene, che la legalità può divenire un fattore di sviluppo. E io credo comunque che a tutta questa tematica se ne debba accompagnare anche un'altra, che è la revisione del sistema di tutela dei terzi. Noi abbiamo avuto fino ad adesso, come vi accennavo prima, una visione fallimentaristica che ha determinato l'instaurarsi di una procedura che va benissimo per le imprese appunto prive di un senso economico, va malissimo per qualsiasi impresa che voglia continuare a stare sul mercato. Si prevede la formazione di uno stato passivo che è qualcosa di completamente assurdo per una impresa in attività. Si prevede una liquidazione dei beni per pagare i creditori, che non appartiene al mondo fisiologico del diritto commerciale. Su questo abbiamo bisogno di una rivisitazione completa, perché la tutela dei terzi è un grande fattore di consenso sociale e legalità. Ci sono attualmente delle fortissime lacune, ne accenno soltanto una: la tutela dei crediti dei lavoratori. Nella legge di stabilità del 2012 c'è una categoria che non riceve la benché minima protezione, sono i lavoratori che non vedono la possibilità di far valere il proprio credito man mano che le procedure instaurate prima del codice antimafia addivengono alla confisca. È una questione sulla quale ci sono anche dei grossi problemi di costituzionalità. Vi rendete conto però che una repubblica fondata sul lavoro non può pretermettere questo tipo di terzi, sono anzi i primi terzi a cui dovremmo pensare in una prospettiva di riforma. Ecco, nella nostra esperienza c'è poi un
una specie di buco nero, che è il rapporto con il mondo del credito. Io ho apprezzato moltissimo negli ultimi mesi la sensibilità di alcune persone, vedo qui fra l'altro Fabio Pantaleo, che hanno cercato di stabilire un rapporto diverso fra il mondo delle banche e le amministrazioni giudiziarie. E su questo, l'idea che era stata lanciata di un rating di legalità, che si inserisce benissimo nel discorso portato avanti da Confindustria della messa a reddito dei beni confiscati, a mio parere va presa in seria considerazione. L'idea di un rating di legalità applicato alle amministrazioni giudiziarie, secondo me, può costituire un serio antidoto col momento drammatico che segue il sequestro, nel quale sembrano interrompersi tutti i rapporti che avevano precedentemente consentito all'impresa di stare sul mercato. E, ecco, c'è, per concludere, solo un ultimo dato che vi volevo proporre. Subito dopo l'entrata in vigore del codice antimafia si è assistito ad uno straordinario incremento delle proposte di applicazione di misure patrimoniali. E nel distretto dove io lavoro, nel mio tribunale, sono aumentate nell'anno dopo l'entrata in vigore del codice antimafia nella misura del 150%. Evidentemente è diventato un tema su cui si concentrano moltissime attenzioni da parte degli organi investigativi. Ecco, io mi chiedo se possiamo ancora lavorare con una organizzazione giudiziaria non specializzata e che non comprende al suo interno delle competenze extragiuridiche. È un tema su cui veramente potremmo esercitare quella capacità di innovazione che ha portato in passato dei grandi uomini dello Stato che nel nostro paese hanno preferito fare valere il lavoro quotidiano su qualsiasi contrapposizione di istituzioni ad inventarsi ogni volta dei nuovi modelli organizzativi, dal pool antimafia in poi. Hanno portato anche questi grandi uomini dello Stato a coltivare il dovere della speranza. Io vorrei soltanto ricordare delle parole di Giovanni Falcone, dette 30 anni fa, nel 1984, che mi piacciono moltissimo, perché venivano proferite in un momento in cui c'erano stati tanti eventi tragici, tra gli ultimi l'uccisione di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici, che in un dibattito svoltosi subito dopo l'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre, aveva dovuto sentire delle pesantissime critiche al sistema del sequestro della confisca antimafia, accusati di essere dei fattori di distruzione dell'economia siciliana. Allora Rocco Chinnici aveva risposto: guardate che io credo che gli imprenditori dovrebbero essere i primi a stare dalla nostra parte, perché se vogliamo ristabilire delle regole della concorrenza non c'è dubbio che i principali beneficiari della nostra azione sono gli imprenditori. Io credo che questo sogno di Rocco Chinnici abbia visto la propria realizzazione solo molti anni dopo, per una realizzazione molto importante, perché si passa dall'idea che la legalità è un atto di eroismo all'idea che la legalità è la normalità ed è anzi un dovere. Ecco, Giovanni Falcone nel 1984 scriveva: ritengo che anche questo tremendo banco di prova per le istituzioni democratiche potrà risolversi in un importante fattore di crescita per la società civile e per la stessa funzionalità complessiva dell'apparato statuale. Dalla iniziale separatezza tra i diversi organismi preposti alla repressione del fenomeno mafioso, si è passati in pochissimi anni, superando ostacoli e incomprensioni di ogni genere, a un clima di collaborazione e di reciproca fiducia impensabile fino a poco tempo addietro. E tutto ciò è avvenuto nel pieno rigoroso rispetto dei reciproci limiti costituzionali. Ecco, siccome questo che facciamo è un work in progress, io vorrei fermarmi qua anche per la commozione che mi suscitano sempre queste parole di Giovanni Falcone, con la speranza, ecco, che tra qualche mese ci ritroviamo a pronunciarle noi, dal profondo del nostro animo, questo tipo di parole. Grazie.